Oh, siamo arrivati all'appuntamento inaspettato con Pierino, che è già arrivato qua ieri, si è fermato. Mi sono fermato. E oggi vi facciamo sentire un altro mashup molto bello. Ieri ve ne abbiamo fatto sentire uno spettacolare, un ragazzo francese. E oggi ce n'è uno italiano. L'abbiamo anche chiamato perché tra l'altro è un amico. È un amico della radio. È un amico della radio, ha fatto questo bel mashup, ce l'ha fatto sentire e noi abbiamo deciso di farvelo ascoltare subito a voi. Intanto salutiamo Rudy J. Ciao. Rudy, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come va? Sei lì a Bologna? Sono qui a Bologna a schiattare dal caldo, quindi vi invidio un pochettino. Siete giù in Riviera. Ah, lì. Molto meglio. Oggi c'è anche il venticello. Oggi c'è un po' di venticello. Sì, invidia infinita. Vabbè, dai, quando vuoi tornare, noi siamo qua tutti i giorni. Non c'è la grandissima, la grandissima. Ormai Rimini è la mia seconda casa, quindi ci vedremo molto presto. Allora, mashup di oggi, visto che l'abbiamo scelto io e Pierino, ovviamente è molto carino. L'abbiamo già sentito. Inutile che dici che non ce l'ha fresco nessuno. Fresco di studio. Noi ieri sera l'abbiamo sentito in un locale qua. Non diciamo neanche chi era, però l'abbiamo sentito. Senti, però è l'unico che ce l'ha, non ce l'ho neanche io. Allora, noi ancora prima di darlo a te, lo facciamo sentire a tutti, visto che l'hai fatto tu, ma non ce l'hai. Va bene? Sento se è venuto bene. Allora, diciamo di cosa si tratta. Lo vuoi dire tu? Sì, si tratta di una delle hit indiscusse dell'estate, di Jean-Fan Mascheri. Sì? E mashupato, ti dico, in maniera molto spontanea, non era un'idea che mi è venuta così proprio all'istante, ma ho visto che erano perfettamente in tonalità e che in una base abbastanza in linea con il mercato adesso, quindi molto tribalina, gruppo molto pettinata, come dice il mitico Molly, esatto. Sì. Stava perfettamente in tonalità con Devotion. Uno dei dischi, esatto, che hanno fatto la storia della musica sia negli anni 90, è stato ripreso di recente anche dai Bingo Player. Lo sai di chi era l'originale dei Devotion? Adesso mi sfugge. Te lo dico io. Era dei Nomad. Era dei Nomad. Così almeno magari vai ha aperto l'archivio il Molly. Ho aperto l'archivio. C'è solo da imparare. Vabbè, senti, lo sentiamo subito. Quindi Mascheri con Devotion Nomad. Eccolo qua. Rimani lì, dirlo, guarda. Ci siamo, guarda Pierino, c'è già le mani su, vai. 2012, ci siamo. Qui vai, qua è bello, qui vai.
E vabbè, allora grazie a Rudy J che abbiamo ancora grazie in linea. Il suo mashup l'abbiamo appena sentito, DJ Antoine Malcherie e Nomad Devotion. Un saluto a Rudy, se n'è andato, ha messo giù. No, Rudy, ci sei. In maniera molto educata stavo in un angolo. No. Stavi sentendo, diciamo, una cosa che hai fatto ma che non hai ancora testato. Esatto, ascoltavo se era venuto bene, sono andato, che stanno bene. Alzando le mani vuol dire funziona. Allora. Va bene. Meno male. Senti Rudy, vuoi indovinare dei dischi che abbiamo messo uno sopra l'altro? Vediamo, visto che tu fai tanti mashup, se riesci ad indovinare questi tre dischi che abbiamo, insomma, chiamato Mix Shake. Dai, volentieri. Allora, te li faccio sentire perché stanno tentando anche in molti, ma al momento non ci sono ancora riusciti. Prova a sentirli, te li faccio ascoltare, eccoli. Quali sono? Allora, giuro, non è per fare quello che è. Ho sentito, non sto scherzando, 10-15 secondi di ah, ok. Allora facciamo così, ti diciamo shh, torna a letto che mi sembra che stavi dormicchiando. Qualcuno vi ha informato bene. Esatto. Dai. No, che non ho sentito nulla, giuro. Va bene. Ai nostri amici. Era qualcun altro. Ma sì. Oh, ciao, grazie Rudy. Grazie a Rudy. Bello il mashup, bello. Ciao.